Bentornati alle notizie del Corriere di Sciacca.it. Una nave con a bordo circa 750 tonnellate di carburante è affondata al largo della Tunisia, a 7 km circa dalle coste del Golfo di Gabes. Le autorità locali sono al lavoro per scongiurare un disastro ambientale. Il luogo dell'affondamento è a circa 250 km a sud di Lampedusa. Il Ministero tunisino dell'Ambiente ha attivato un piano d'emergenza per evitare un disastro ambientale. I 7 membri dell'equipaggio sono intanto riusciti a lasciare la nave. In pochi comuni i riti della Settimana Santa sono all'insegna della sobrietà nella gran parte dei casi. Dopo 2 anni di interruzione, le processioni sono riprese con ordinanze delle autorità che impongono l'uso delle mascherine. A Sciacca Via Crucis senza simulacri, senza banda, senza le usanze di sempre. Domani non si svolgerà nemmeno l'incontro di Pasqua. Altrove invece, un po' in tutti i piccoli comuni limitrofi, ad iniziare dalla vicina Ribera, il Covid non sembra più essere un problema. E stanno affrontando una vertenza sindacale perché da 6 mesi non percepiscono lo stipendio, ma sono al lavoro lo stesso per garantire i servizi sociali a tante persone assistite. Sono 11 lavoratori della cooperativa Arcobaleno che oggi, con una nota stampa, hanno voluto portare a conoscenza degli enti preposti, comune e prefettura, ma anche dalla comunità saccense, che per loro non saranno delle festività pasquali serene. Dicono poi che c'è una vertenza sindacale aperta, ma che la situazione al momento resta di totale stallo. Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti regolare come da eco-calendario a Sciacca. Domani la spazzatura sarà ritirata solo alle attività commerciali del centro, come ogni domenica. Lunedì di Pasquetta sarà svolto regolarmente il servizio di ritiro dell'umido. Dopo 2 anni di pandemia, quella di domani sarà la prima Pasqua senza restrizioni. Ma tranne turismo di prossimità e ristorazione, diversi settori, a cominciare dal commercio, continuano a registrare una fase di stagnazione preoccupante. A denunciare una situazione difficile è il presidente provinciale di Confcommercio, Giuseppe Caruana, che invita i comuni ad intervenire per aiutare le attività economiche che rischiano di aumentare il numero delle chiusure. Sport, Diletta D'Amico, la giovanissima tennista riberese allenata dal Circolo del Tennis di Palermo, ha vinto il titolo di campionessa siciliana Under 13. La finale si è disputata a Siracusa. Diletta, che viene seguita dal tecnico Luigi Brancato e che compirà 13 anni a giugno, si è qualificata per i campionati italiani e è stata già convocata presso il Centro Federale di Formia. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui. Gio Prestia per il Corriere di Sciacca.it. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro numero WhatsApp.